Ma sembrava un sogno, e questo è uno di quei grandi cantieri della città che in silenzio, ma ha ragione proprio Papa Francesco, il chiacchiericcio, no? Chiacchiericcio, il logorio, sui social, i problemi che viviamo. Poi c'è il lavoro silenzioso di cantieri che a un certo punto vengono restituiti in opere alle città. La stazione di Rimini. Io, come tanti riminesi, ci sono nato e cresciuto qui. Questo era un luogo brutto, di degrado. Qui, sotto questa bellezza di questa nuova piazza intitolata Don Oreste Benzi, c'era una palazzina degradata, abbandonata, fatiscente, che aveva problemi di statica, sicurezza sismica. C'erano dei capanni di RFI. Abbiamo fatto un protocollo col grande gruppo delle ferrovie e dopo anni e anni di insistenza e lavoro siamo riusciti a sbloccare questo moloch che è Ferrovie Italia. Io sono molto contento, ma non sono contento del tutto, perché noi romagnoli non siamo mai contenti. Quando fai una cosa, ah sì, però bisognerebbe fare l'altra. E allora per questo ho mandato un messaggio a RFI, perché quando c'è un problema si bussa dal sindaco. Sindaco, in stazione le cose non vanno, ci sono stabili degradati, eccetera eccetera, però tutto questo terreno non è del comune e noi abbiamo sofferto, abbiamo proposto un protocollo al gruppo di RFI. C'è tutta un'area che va dal grattacielo, dal sottopasso del grattacielo al sottopasso Ausa, che comprende anche i ferrovieri. C'è un progetto che abbiamo presentato, costruito. Il problema è che questa burocrazia italiana di questo gruppo di Ferrovie Italiane è fatto di tante società interne, Metropark, sistemi urbani, uno c'ha il parcheggio, l'altro c'ha un'area, uno c'ha i binari, e non si arriva mai. Allora come siamo arrivati qui? Solo proponendo progetti concreti, mettendo a disposizione progettazione, risorse, e oggi al posto del degrado c'è una grande piazza urbana, lo vedete, fatta di acqua, fatta di verde. Deve diventare la Rimini che ti dice ciao appena arrivi, e dell'accoglienza. E dentro questo progetto di riqualificazione urbana c'è un pensiero forte a Don Oreste Benzi. Don Oreste Benzi diceva: le cose belle prima si fanno e poi si pensano. In realtà non era così, che si fanno e basta. C'era un grande pensiero di umanità in quell'azione che guardava agli altri. E nei posti degradati delle stazioni c'erano anche gli ultimi, ci sono gli ultimi. E noi abbiamo voluto pensare al fatto che in una città solidale, più bella, gli ultimi devono essere sempre meno, fino a scomparire. Per questo ci sembra importante che dentro una grande operazione urbanistica e architettonica ci sia il pensiero forte e solidale di un uomo di questa terra, di Don Oreste Benzi. Altro pezzo, poi ho finito. Il progetto va avanti, non ci accontentiamo, e vi do la notizia che a ottobre-novembre partono i lavori finalmente per lo sfondamento del sottopasso centrale. Finalmente non sarà più un muro la stazione, ma si potrà uscire e andare al mare da Piazza Trento e Trieste, Piazza Le Carso, e accedere direttamente al mare, oppure dal mare venire in stazione. E insieme allo sfondamento del sottopasso centrale partirà la riqualificazione del sottopasso del grattacielo, anche per disabili, e la riqualificazione del sottopasso Parco Cervi Ausa, che insieme a quello vecchio vedrà la realizzazione di un nuovo grande sottopasso. E inoltre nel giro di 4 mesi completeremo la piastra di grandi parcheggi che servono al centro storico e alla stazione, che arriveranno fino a 500 posti auto. La stazione diventa centrale, puoi prendere il metromare, puoi arrivare con l'auto, salire sul treno, puoi arrivare con l'auto, con la famiglia, andare a Riccione con il metromare, puoi arrivare in bicicletta e trovi il bike park dove puoi tenere custodita la bicicletta, te la mettono anche a posto. Insomma, un luogo di vita anziché un luogo di degrado.